Ok, se volete iniziate la registrazione. Ok, quindi... Bene, buongiorno a tutti, benvenuti questa mattina alla seconda sessione di questo webinar Sotini Calabria, organizzato dai dottori Perticone e Magrì. Ieri c'è stato un discreto successo, speriamo di poter bissare anche questa mattina. Iniziamo con un po' di ritardo e senza, diciamo, perdere tempo, diamo la parola al dottor Maschio, che ci parlerà delle fratture, il trattamento delle fratture distali con tecnica mini-invasiva. Prego, Riccardo. Grazie, buongiorno a tutti. Volevo fare un ringraziamento al dottore Perticone, al dottor Mosì per avermi invitato a questo evento e al dottor Corigliano per aver partecipato attivamente alla relazione, perché come vedete sono abbastanza imbranato. Adesso condividiamo lo schermo e cominciamo la relazione. Vedete la relazione? Le slide le vedete? Posso andare avanti? Sì, No, 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 allora non la vediamo. Allora, la presentazione l'avete aperta al PC? sì. Allora, cliccate sul più, la quarta opzione, condividi l'intera schermata. È già fatto. No, Sul più. no, sì, quarta opzione, condividi l'intera schermata. Ok, ora l'opzione centrale, condividi finestra dell'applicazione. Ok, vedete la finestra della presentazione vostra aperta? Ok, adesso sta caricando, perfetto. La vediamo adesso. Trattamento delle fratture, sì. Sì, benissimo. Allora, parliamo del trattamento delle fratture distali di gamba con tecnica mini-invasiva, con la tecnica MIPO, che è una tecnica relativamente innovativa che consente di ovviare ad alcuni dei problemi che abbiamo visto ieri. Relativamente alle complicanze molto frequenti, soprattutto a livello dei tessuti molli, nel trattamento di questo particolare tipo di fratture. Naturalmente i colleghi ieri sono soffermati sulla classificazione, faremo un breve accenno, che l'AMBED classificano queste fratture in base al momento traumatico. Essenzialmente possiamo distinguere fratture da trauma a bassa energia, di tipo A, sono essenzialmente dovute a meccanismi rotazionali, sono caratterizzate da una rima di frattura singola o doppia. Non hanno caratteristiche di estrema comminuzione e spesso non interessano la superficie articolare, generalmente appunto in seguito a distorsioni. E le fratture invece di tipo B sono determinate da traumi ad alta energia, cadute dall'alto, incidenti automobilistici, incidenti motociclistici, sono le cause più frequenti di questo tipo di fratture. Sono fratture, come vedete in alto a destra nella ricostruzione TAC, caratterizzate da un'estrema comminuzione del focolaio di frattura, spesso con interessamento della superficie articolare, con costante interessamento dei tessuti molli fino all'esposizione della frattura stessa. Proprio in virtù del fatto che queste fratture sono di estrema complessità nel trattamento, sono lesioni molto spesso che si estendono, come dicevamo, fino all'articolare, in una sede caratterizzata da una precaria vascolarizzazione terminale della tibia distale della regione metafisaria, con una scarsa copertura di tessuti molli. Tutti questi eventi, come abbiamo visto ieri, espongono ad insuccessi e a complicanze notevoli. Vedete qui a sinistra una ricostruzione angio-TAC della vascolarizzazione della tibia distale, caratterizzata dalle arterie tibiale posteriore ed anteriore, che a seguito appunto del trauma risultano estremamente compromesse e filiformi dell'edema e dell'ematoma perifratturativo. Tutta questa che è ulteriormente aggravata dagli ampi accessi chirurgici necessari per l'osteosintesi e la riduzione, secondo la tecnica classica ORIF delle fratture, che ad oggi, come abbiamo visto, costituisce il gold standard nel trattamento anatomico e nella riduzione di queste fratture, può naturalmente gravare le condizioni locali. Ed è per questo che fin dal 97 Helfet ha messo a punto una tecnica mini-invasiva, proprio per cercare di ottenere dei vantaggi di natura biologica nella prognosi di queste fratture dell'estremo distale della gamba. Questa tecnica mini-invasiva garantisce sicuramente i principi della O, cioè un basso insulto al focolaio di frattura con il rispetto dell'ematoma di frattura e grazie alle
innovazioni delle placche a stabilità angolare da limitato contatto osseo anche del periosteo, una riduzione anatomica delle fratture dell'estremo distale di gamba che è garantita soprattutto in relazione alla tipologia delle placche. Oggi utilizziamo delle placche anatomiche preconformate che rispecchiano appieno l'anatomia della tibia distale del plafond. La sintesi è stabile anche in casi di osteoporosi, come abbiamo visto ieri, proprio perché le viti a stabilità angolare riescono a sopperire a quelle che sono le carenze della struttura ossea in termini di resistenza. Tutto ciò naturalmente ci garantisce una mobilizzazione relativamente precoce nelle fratture stabilizzate e sintetizzate con la tecnica MIPO. Gli svantaggi della tecnica essenzialmente sono dovuti alla difficoltà di una tecnica chirurgica complessa che richiede una curva di apprendimento abbastanza ampia, non alla portata esattamente di tutti, ad una prolungata esposizione alle radiazioni ionizzanti, perché gran parte della tecnica è eseguita per via percutanea con mini accessi e sotto controllo scopico, cosa che ci espone a diversi minuti di esposizione alle radiazioni ionizzanti a noi chirurghi, e a un'indicazione non a tutte le fratture. L'indicazione è limitata, come vedremo, ad alcuni tipi di fratture del pilone tibiale. Quindi l'indicazione limitata nel senso che possono essere trattate sicuramente tutte le fratture di tipo A secondo la classificazione AO, le fratture di tipo B, le B1 e le B2, direi che le B3 e le fratture di tipo C non si prestano bene a questo tipo di sintesi, tranne alcune forme di fratture di tipo C con interessamento articolare e composto che può essere stabilizzato con viti esterne o con un altro piccolo accesso. Qualora necessaria un'ampia artrotomia, naturalmente perde di significato applicare una tecnica MIPO. È opportuno, come abbiamo avuto modo di constatare ieri, la scelta dell'adeguato timing chirurgico. Essenzialmente possiamo distinguere due grossi gruppi di trattamento, come abbiamo visto prima nella classificazione di Kellam e Weddell. Le fratture ad alta energia bisogna applicare quelli che sono i principi del damage control. La frattura deve essere trattata in maniera differita quando teniamo la cosiddetta cute grinza di Rudy, cioè quando l'edema perilesionale è regredito, quindi l'insulto ai tessuti molli degli accessi chirurgici necessari sarà minore. Si può quindi differire il trattamento anche di 7-10 giorni, e però per differire questo trattamento di 7-10 giorni è necessaria una stabilizzazione di prima istanza, e che qui vedete con un fissatore esterno a ponte sulla frattura posizionata in maniera tale che poi ci possa consentire anche il trattamento successivo con la tecnica MIPO. Per i traumi a bassa energia invece il discorso è diverso: non appena il paziente può essere operato, massimo 24-36 ore dal trauma, con un'equipe chirurgica valida e con gli strumentari appropriati, può essere da subito trattato. Ciò ci permette di evitare quelle che sono le complicanze locali, tissutali, di questo tipo di fratture, che esporrebbero, come abbiamo visto, a gravissimi insuccessi e a complicanze molto serie. Una volta scelta la tecnica, cioè selezionata la frattura e deciso di operare con una tecnica MIPO, è come tutte le fratture necessarie un adeguato planning preoperatorio. Il planning preoperatorio, che si vale sicuramente delle proiezioni standard per antero-posteriore, latero-laterale e la proiezione del mortaio, può essere ulteriormente reso preciso con una TAC e in particolare, qui vedete, una ricostruzione tridimensionale. Si sceglie a questo punto la filosofia da applicare a seconda del tipo di frattura, cioè una placca a ponte, naturalmente con una sintesi elastica, sarà utilizzabile per una frattura il cui focolaio è estremamente comminuto ed è da preferire in questi casi. Mentre in alcuni casi particolari, con una rima singola, si potrebbe utilizzare una vite in compressione interframmentaria o esterna alla placca o attraverso i fori ovali presenti nella placca e una placca di neutralizzazione. Qui alla mia destra vediamo appunto un esempio della placca che noi utilizziamo, che è una low band della sintesi a stabilità angolare. Ha delle caratteristiche precise che ci garantiscono un'ottima sintesi. È una placca a basso profilo, come vedete, è una placca con gli estremi rastremati che garantisce un buon scorrimento e scivolamento sui tessuti molli, è caratterizzata da fori multipli e da diverse lunghezze. I fori multipli ospitano viti da corticale da 3,5 a stabilità angolare da 3,5, con la caratteristica che la testa della vite sia contenuta e accolta all'interno della placca, cosa questa che riduce l'impingement sui tessuti molli sopra la placca. Abbiamo un foro ovale intermedio che ci permette
dei piccoli movimenti della placca una volta posizionata e dei fori distali da 2-7 per delle vite a stabilità angolare che garantiscono una migliore presa sulla porzione metaepifisaria distale della tibia. Inoltre, come potrete vedere, all'estremo prossimale e all'estremo distale della placca abbiamo due piccoli fori che consentono l'applicazione di fili di Kirchner e sono molto utili per il corretto posizionamento della placca sotto controllo ampiscopico con mini accessi. La posizione del paziente: paziente in decubito supino sul letto ortopedico radiotrasparente, l'accorgimento necessario è quello di abbassare l'alto controlaterale per poter ottenere delle laterali perfette durante il posizionamento della placca e successivo avvitamento delle viti. Il tourniquet si può impostare, non sempre è necessario, è opportuno evitare prolungati di tourniquet proprio per i tessuti molli che hanno una vascolarizzazione precaria. Il primo tempo dell'intervento chirurgico è essenzialmente una riduzione sommaria di quella che è la tibia. In questo caso, che è un caso che abbiamo trattato circa 2 mesi fa di una signora con questa frattura dell'estremo distale di gamba, si utilizza una pinza da osso a cremagliera, si riduce in maniera percutanea, come vedete nella foto, la frattura e si passa quindi alla sintesi del perone. Tutti gli autori sono più o meno concordi nel sintetizzare il perone in questi tipi di frattura come primo osso. Sintetizzando il perone, cosa otterremo? Otterremo un rispetto della lunghezza e già una sommaria riduzione della tibia. Nel caso specifico abbiamo utilizzato per il perone, non so se è visibile, una placca anatomica a stabilità angolare preconformata, una placca a cucchiaio potremmo dire, che ci ha garantito di raccogliere tutti i frammenti di comminuzione dell'estremo distale del perone, altrimenti non anatomicamente riducibili, con una tipica placca terzo tubolare o retta che avevamo provato in una prima fase dell'intervento, ottenendo un tilt astragalico mediale e quindi avrebbe compromesso la riduzione anche della tibia. Con questa placca abbiamo avviato questo problema e come vedrete successivamente abbiamo ottenuto un buon risultato. Allora si passa quindi, dopo aver sintetizzato il perone, all'accesso tibiale per il posizionamento della placca, che è stato ampiamente discusso ieri, un accesso di 2-3 cm centrato sul malleolo tibiale, avendo cura di evitare la vena safena ed il nervo safeno. E un altro piccolo accesso prossimale alla frattura che ci aiuta a centralizzare la placca. E quindi qua vediamo sempre relativamente all'intervento che dicevo prima, di questa signora fatto un paio di mesi fa, la placca nella prima fase che inizia a scivolare attraverso l'accesso tibiale, la placca è bloccata con un centrapunte distale su una vita a stabilità angolare, questo ci consente di manovrare la placca e di consentire uno scivolamento sui tessuti molli. Vedete poi nella radiografia ampliscopica in basso una vite, quella vite libera è una vite cannulata che abbiamo posizionato per la sintesi del terzo malleolo. La placca quindi scivola sui tessuti molli, scivola sul periostio e vedete la seconda foto dove la placca è completamente inserita attraverso il mini accesso distale alla tibia e radiograficamente potete apprezzare anche la presenza in sede prossimale, craniale e caudale di stalla tibia di due piccoli fili di Kirchner che ci hanno consentito di stabilizzare la placca in maniera provvisoria alla giusta altezza, onde evitare che le viti distali a stabilità angolare potessero introdursi nella superficie articolare e alla giusta posizione in senso laterolaterale, centralizzando la placca sulla tibia. Ovviamente si passa al quarto step è all'avvitamento della placca con le viti che noi abbiamo scelto di posizionare. È opportuno non posizionare tutte le viti, giustamente, perché innanzitutto sarebbe inutile, soprattutto poi si irrigidisce eccessivamente l'impianto, ma viene a perdere anche di significato l'utilizzo della tecnica mini-invasiva, perché si creano numerose porte d'ingresso. Quindi noi abbiamo utilizzato 6 corticali prossimali delle viti a stabilità angolare distalmente. E qui vedete il mini accesso praticato con gli accessi puntiformi per le viti prossimali. Il risultato finale nel controllo radiografico postoperatorio direi che è un buon risultato. È consigliabile un arti in scarico per le prime
48 ore, consentire la mobilizzazione attiva e passiva assistita da subito, cioè dalla prima giornata postoperatoria. Il carico precoce viene di solito consentito alle 2 settimane alla rimozione dei punti, utilizzando un tutore walker e un carico direi a sfioramento. Questo a sfioramento a seconda della tipologia di frattura. Naturalmente per una frattura più stabile il carico consentito può essere anche di una 20 kg. Il carico completo viene consentito tra la 12ª e la 16ª settimana nel post-operatorio. In conclusione direi che la tecnica MIPO può trovare un largo impiego nelle fratture distali di gamba, ci garantisce appunto degli indubbi vantaggi biologici in termini di rispetto del focolaio di frattura, riduzione, come è riportato da alcuni studi, dei tempi di guarigione della frattura, ma soprattutto riduzione delle complicanze locali, tissutali, a cui andremo incontro con una tecnica ORIF classica. Riteniamo quindi che la scelta del mezzo di sintesi sia, non sia appunto univoca e debba essere quindi adeguata alla personalità della frattura. Quindi anche qui in termini di riduzione del perone, sintesi del perone, placca, lunghezza della placca, numero di viti da utilizzare per questa sintesi. Comunque il nostro obiettivo è il raggiungimento di una riduzione anatomica e di una stabilizzazione e carico precoce della frattura. Ringrazio i partecipanti. E buona. Buongiorno a tutti, ringrazio il dottor Maschio per la relazione molto completa. Io passerei direttamente alla seconda relazione, ci avvaliamo della competenza del professor Galasso che ci parlerà del trattamento delle pseudartrosi. Sì, grazie, grazie Livio. Mi sentite? Sì. Riuscite a vedere la presentazione ora in questo momento? Sì, la perfetto, perfetto. Allora io inizierei. Dunque, il compito che mi è stato assegnato è quello di parlarvi delle pseudartrosi del terzo distale della tibia e dobbiamo iniziare necessariamente fornendo delle coordinate di che cosa stiamo parlando, che cos'è una pseudartrosi. Non vorrei essere troppo scolastico, insomma, nell'iniziare il tema di relazione in questa maniera, però insomma il discorso non è così scontato. Se ci riflettiamo un attimo, insomma, ognuno di noi potrebbe dare una definizione differente in relazione al tempo intercorso dal momento del trauma. È sicuramente una frattura che non forma callo osseo, che non è guarita, ma dopo quanto tempo possiamo parlare di pseudartrosi? Dopo quanto tempo dal trauma iniziale? In realtà, se ci riflettete un attimo, la risposta che noi potremmo dare deve contemperare diversi fattori. Una stessa frattura potrebbe essere definita pseudartrosi in un trentenne piuttosto che in un paziente di 70 anni di età. L'età è un fattore importante, insomma è ovvio che in un paziente anziano ci attendiamo che il callo si formi con più lentezza. Le comorbidità sono un altro aspetto da considerare, sappiamo che il diabete interferisce con la formazione callo osseo, così come la predisposizione genetica o altri fattori legati al paziente. Che questo non sia un argomento tanto banale è rappresentato dal fatto che questo autore ha inviato a molti componenti dell'American Academy un semplice questionario in cui si chiedeva di rispondere in relazione alla definizione di pseudartrosi. Beh, le risposte che i diversi chirurghi americani hanno dato sono state molto variabili l'una rispetto all'altra in relazione al tempo dal trauma, intercorso dal trauma. Certo è che nella sede del terzo distale della tibia le pseudartrosi sono un evento abbastanza frequente e che comunque delle complicanze relative al processo di guarigione di fratture in questa sede sono altrettanto frequenti. Non vi voglio annoiare, però è necessario per parlare di trattamento definire la classificazione. Questa è quella che voi tutti conoscete, che divide le pseudartrosi in ipertrofiche o atrofiche, oligoatrofiche, e a parte definisce un gruppo che è quello delle pseudartrosi infette. Abbiamo integrato questa classificazione di Weber-Check con quella di Rose, che individua dei sottogruppi tra le pseudartrosi infette, individuando delle pseudartrosi drenanti e non drenanti,
e quelle non drenanti le suddivide a sua volta in quiescenti e attive. Non vi annoio, però vi dico che nelle forme, nelle pseudoartrosi ipertrofiche, possiamo distinguere diversi morfotipi, a seconda ovviamente della forma del focolaio della pseudoartrosi, così come altrettanto possiamo fare nelle forme avascolari, in cui spesso il problema è un problema biologico, è questo che impedisce la formazione del tallo osseo. Calori ha introdotto in tempi più recenti questa classificazione che voi probabilmente già conoscete, l'acronimo è NUS, Non Union Scoring System, per tentare di inquadrare in maniera organica tutti quelli che sono i fattori che possono condizionare l'insorgenza della pseudoartrosi e determinarne anche la gravità. Come tutti i sistemi classificativi, diciamo, non è solo un esercizio accademico quello di inquadrare la nostra pseudoartrosi, ma è quello di cercare attraverso una classificazione precisa di correlare la classificazione al trattamento. E vedete, Calore suggerisce anche quello che è uno schema molto generale di trattamento in base al punteggio che la nostra pseudoartrosi vedrà assegnato. Comunque il processo di guarigione si basa su quello che è il concetto classico del diamante, cioè in realtà una frattura per guarire è necessario che, affinché una frattura guarisca, convergano diversi elementi: la vascolarizzazione, la stabilità della frattura, la presenza di cellule osteogenetiche, la presenza di fattori di crescita e la presenza di scaffold che siano osteoconduttivi. Se ci sono tutti questi elementi, la frattura guarisce. E allora possiamo immaginare un trattamento che sia progressivamente più impegnativo a seconda di quanti e quale è la dimensione dei fattori che hanno determinato la pseudoartrosi nel nostro paziente. Vedete, questa è una continuazione di questo sistema classificativo nel 2014, addirittura l'anno scorso, nel 2019, in cui questi autori suggeriscono una modalità di procedere nel trattamento delle pseudoartrosi. Ma il trattamento, noi pensiamo da chirurghi che sia chirurgico, ovviamente pensiamo preliminarmente a quello, ma ricordiamoci anche che ci sono tutta una serie di trattamenti di tipo conservativo che possono risolvere il problema del nostro paziente. Ricordiamo, primo tra tutti, molto semplice, il carico. Diamo carico quando è possibile, quando lo riteniamo possibile al paziente, perché i micromovimenti controllati di tipo assiale a livello del focolaio facilitano la formazione del callo osseo. Secondo alcuni colleghi e una parte della letteratura, gli ultrasuoni possono favorire positivamente il processo di guarigione del callo osseo e credo che molti di noi abbiano avuto esperienza con le onde d'urto. Insomma, è una metodica di cui mi sono occupato all'inizio, diciamo, del mio percorso quando ero a Napoli, insomma, che in alcuni casi può dare effettivamente, specie sulle ossa lunghe, dei buoni risultati. Ovviamente bisogna essere ragionevoli nel proporre questa indicazione. È ovvio che se avremo una pseudoartrosi atrofica con una perdita di sostanza ossea tra i monconi di pseudoartrosi, non proporremo al nostro paziente le pseudoartrosi. La biologia è sicuramente un argomento molto discusso in letteratura. È approvato l'utilizzo attualmente di due fattori di crescita, l'OP1, che sarebbe la Bone Morphogenetic Protein numero 7, cui utilizzo è approvato solamente in associazione ad un innesto osseo nel trattamento delle pseudoartrosi di tibia, e quest'altro prodotto, che è la BMP2, il cui nome commerciale è Infuse. Anche questo ne ha approvato l'utilizzo solo se accoppiato ad un inchiodamento endomidollare. Ma il cuore del trattamento spesso è quello chirurgico. Non vi sto ad annoiare su quelle che sono le possibilità di trattamento chirurgico. È possibile una fissazione interna o una fissazione esterna con placche o con chiodo. Il fissatore esterno ovviamente può essere di diversa foggia e con costrutti differenti.
In alcuni casi è necessario ricorrere a delle tecniche di trasporto osseo. Questa consente ovviamente soprattutto di trattare l'artrosi in cui vi è un'ampia perdita di sostanza ossea che è necessario riempire con appunto la tecnica del trasporto. L'innesto osseo spesso nel trattamento delle pseudoartrosi di tibia è una strategia che risulta vincente. Ovviamente ci sono degli svantaggi che voi tutti conoscete, non vi tedio oltremodo su questo argomento. Anche di questo se ne è parlato ieri. Il RIA, il dottor Pertigone ci ha mostrato insomma, dei casi molto belli, insomma, da lui trattati con questa tecnica che sembra essere effettivamente molto promettente e di grosso ausilio nella gestione della pseudoartrosi. Questo è un algoritmo, dovremmo avere una guida nella scelta del nostro trattamento. Questo è un algoritmo che vedete sembra abbastanza complesso, in realtà lo è, però contempera tutte le diverse possibilità che noi potremmo trovare a dover gestire. Lo esaminiamo procedendo in maniera graduale, parleremo prima delle pseudoartrosi non infette e ci soffermeremo, come vedete nella parte destra della diapositiva, su quelle ipertrofiche. Il trattamento principe delle forme ipertrofiche di pseudoartrosi consiste nel dare stabilità, ovviamente, al focolaio di pseudoartrosi. Questo può essere ottenuto sostituendo il chiodo, se è stato trattata la frattura inizialmente con un chiodamento endovidollare, magari con un chiodo di più grandi dimensioni, ma in alternativa può essere utilizzata anche il sistema delle placche biti o un fissatore esterno. Vi mostro un caso, questa signora era stata trattata, insomma, caduta in casa, un trauma ad alta energia, insomma, c'era un'esposizione. I colleghi, insomma, che l'avevano avuto in gestione in prima battuta avevano utilizzato un sistema di fissazione esterna e dei fili di Kirchner. Questo è il quadro a giugno del 2016, la signora era stata trattata a marzo, quindi siamo 3 mesi dopo. Ad agosto decidono di rimuovere il fissatore esterno. Vedete, c'è un'iniziale deformazione della frattura sul piano sagittale, che è deformità che risulta molto più evidente a ottobre nel 2016, 2 mesi dopo aver tolto il fissatore esterno. Vi ricordo che la frattura si era verificata a marzo del 2016. Il momento in cui viene la nostra attenzione, la trattiamo rimuovendo il tessuto non vitale e utilizziamo un sistema di placche biti con dei chips di osso di sintesi, vedete, finisce poi probabilmente per un movimento secondario a livello, si sposta, questi innesti si spostano tra tibia e perno a livello della sindesmosi, insomma, questo è il risultato a 3 mesi dopo la fissazione interna e questo è un anno di distanza, vedete, un callo abbondante che si è formato con la guarigione della pseudoartrosi. Ma un'altra alternativa nel trattamento della pseudoartrosi ipertrofica è molto semplice, è semplicemente quella di dinamizzare il costrutto. Sembra banale, ma in realtà in alcuni casi questo è sufficiente. Vi presento quest'altro caso, un trauma anche questo ad alta energia, trattato con un fissatore esterno a giugno del 2011. Dopo diversi mesi la frattura tende a non guarire, viene operato in altra sede, applicando un fissatore di tipo Ilizarov a marzo 2012. A giugno viene alla nostra attenzione. Viene alla nostra attenzione a dolore, non riesce a caricare, la radiografia mostra un'insufficiente formazione del callo e noi semplicemente ci limitiamo a far poco, fare un'osteotomia del perone. Queste sono le radiografie dopo il nostro intervento di osteotomia del perone. Questo è la Vedete, cosa succede dopo lo studio del perone? Torno un attimo indietro. Qui vedete la distanza tra i monconi della fibula che si accorcia nei controlli radiografici successivi. Quindi evidentemente c'è un effetto di compattazione del focolaio. Questa è la radiografia che abbiamo fatto l'altro ieri, quindi a distanza di qualche anno dall'intervento. Vedete, è guarito tutto, insomma, completamente.
Ora parliamo dunque delle forme oligoatrofiche. Nelle forme oligoatrofiche è fondamentale andare a rimuovere il tessuto necrotico e non vitale. Bisogna necessariamente poi effettuare una nuova osteosintesi e questo può essere effettuato attraverso l'utilizzo di una placca o di un chiodo. Molto spesso nelle oligoatrofiche è necessario un innesto osseo. Possono essere utilizzati, come detto precedentemente, in associazione a questi trattamenti, i fattori di crescita, insomma, rimuovere il tessuto non vitale. In alcuni casi, quando c'è una grossa perdita di sostanze, il sistema di fissazione esterna può essere molto, molto utile, soprattutto se poi sono associate delle deformità che vanno corrette nei tre piani dello spazio. Questo è un caso che vi mostro velocemente, ma ve ne parlerà dopo il dottor Castioni, insomma, di applicazione di un fissatore esterno. Questo è un esapodalico, insomma, è un paziente che abbiamo recentemente trattato. Poi c'è il capitolo evidentemente delle pseudoartrosi di tibia infette, e allora in questi casi lo sbrigliamento abbondante, ampio dei tessuti è necessario. Bisogna rimuovere il tessuto non vitale infetto, spesso asportando un'ampia parte di tessuto osseo non vitale. E allora in questi casi il trasporto, la tecnica del trasporto osseo e l'ascensore è fondamentale, di estrema utilità. Ieri i colleghi di Lamezia ci hanno mostrato anche l'impiego e l'utilità della tecnica di Maschele con risultati che spesso sono effettivamente brillanti, insomma. In conclusione, il percorso di guarigione di una pseudoartrosi di tibia evidentemente è un percorso spesso molto tortuoso e lungo, che richiede competenze spesso plurispecialistiche, insomma. Pensiamo ai colleghi infettivologi o a volte ai plastici quando è necessario effettuare una copertura del focolaio. Si basa evidentemente al processo di guarigione su una convergenza di fattori biologici e meccanici che noi dobbiamo tenere presente quando scegliamo la strategia di trattamento da utilizzare. Ciò nonostante, il successo del trattamento delle pseudoartrosi di tibia può non essere sempre foriero di soddisfazioni per il chirurgo ed il paziente. E con questo ho terminato. Grazie per l'attenzione. Bene, non vedo Livio collegato in questo momento. Mi vedete Sì, Livio, sei collegato adesso, prego. adesso? Ringraziamo il professor Galasso per la relazione molto completa e riconosciamo sempre il suo prezioso apporto scientifico a queste relazioni, è importante. Grazie. Andiamo avanti, adesso interverrà il dottor Luca Vena con il trattamento degli esiti, la protesi di caviglia. Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori per l'invito e oggi parlerò della protesi ca di caviglia negli esiti delle fratture della tibiale di distali di tibia. Credo che vedete tutti la presentazione, vero? Si vede, Bene, allora, innanzitutto un cenno. L'osteoartrosi primaria di tibia tarsica colpisce il 7% della popolazione e l'insorgenza è tardiva, di solito dopo i 60 anni. Quando parliamo invece di artrosi tibia tarsica post-traumatica, vediamo che questa percentuale si alza 15% e nell'osteoartrosi secondaria e il 78% è post-traumatica, con un'insorgenza intorno ai 30-50 anni. Di questa artrosi di tibia tarsica post-traumatica ci sono dei lavori, in particolare questo di Valdebarrano, dell'eziologia, e le fratture alveolari fanno da padrona, 45%, le lesioni radiomentose post-traumatiche il 20% e le fratture del plafond tibiale 18%. Colpisce sulle fratture dell'astragalo solo un 5%, perché diciamo, si pensa sempre che l'astragalo possa condizionare molto l'artrosi post-traumatica della tibia tarsica. E come classificazione di solito si usa questa di Tolban-Dick. Oggi noi ci occuperemo principalmente del grado 3, cioè la scomparsa subtotale o totale della rima articolari.
Quali sono le opzioni chirurgiche? Allora, trapianto osteocondrale bipolare fresco, dove però c'è solo un'esperienza importante solo a Rizzolo, il professor Giannini. Fondamentalmente artrodesi e protesi di caviglia. Prima di parlare però della protesi di caviglia, dobbiamo dire delle cose importanti sull'artrodesi. Innanzitutto ci sono degli studi in letteratura, delle meta-analisi, che ultimamente mettono in rapporto l'artrodesi alla protesi totale di caviglia. E che cosa si evince da questo? Che a livello di complicanze totali, sicuramente l'artrodesi ne ha di maggiore, 26,9 contro 19,7. L'incidenza di reinterventi totali, quindi non della revisione dell'artrodesi o della protesi, è sempre maggiore nell'artrodesi, mentre l'incidenza di revisioni al momento, pensando però a tutta la storia della protesi di caviglia, non i casi delle protesi di caviglia di ultima generazione, è a svantaggio della protesi di caviglia, 7,9 contro 5,4. L'incidenza di infezione è minore nella protesi di caviglia e l'incidenza di artrosi del piede è chiaramente altissima dopo artrodesi, perché capite che blocchiamo l'articolazione e quindi le articolazioni viciniore vanno incontro sicuramente ad artrosi. Bene, però l'artrodesi è un gold standard, che era gold standard fino a pochi anni fa, e abbiamo buoni risultati a lungo termine, oltre 20 anni, ed è riservato a tutti quei pazienti con un'anatomia non ripristinabili, che hanno avuto artrosi post-traumatiche con infezioni croniche e disturbi anche neurologici, oppure pazienti che hanno poi un'osteoporosi molto grave, per cui in questi casi, in pazienti con gravi deformità, età minore di 50 anni e con un 25 gradi almeno di ROM nelle tre articolazioni del piede e assenza dell'artrosi del piede, l'artrodesi ha un suo perché e va utilizzata. Quindi l'idea qual è? Che c'è la necessità di personalizzare la terapia chirurgica in base al caso. E per cui possiamo trovarci a dover fare un'artrodesi artroscopica, come in questo caso, con un risultato, diciamo, discreto a 6 mesi, oppure un'artrodesi open, come in quest'altro caso. Oppure un'artrodesi open con delle placche, oppure ancora un'artrodesi con gli odendomiodollare, in particolare se ci sono pazienti con gravi difetti ossei, di traumi e con esiti di infezione, alcune volte è necessario anche fare un'interposizione coautograft o allograft o addirittura spacer metallici in tantalio. Alcune volte con questi spacer metallici c'è il problema di difficilmente decretare la fine del processo di guarigione, tutto questo viene poi dedotto dalla stabilità dell'impianto e dalla sintomatologia che regredisce nel paziente. E per cui ci sono casi particolari come questo, dove abbiamo dovuto utilizzare un chiodo endomidollare. Arriviamo a parlare della protesi, e chiaramente nell'indicazione alla protesi totale di tibio tarsica c'è l'artrosi post-traumatica. E qual è l'indicazione attuale? Un'età tra i 30 e i 70 anni, un body max index possibilmente minore di 28 e instabilità legamentose riparabili e deformità ossee correggibili, in quanto quando noi facciamo una protesi di caviglia è difficile spesso nello stesso intervento correggere importanti deformità. Tant'è vero che esistono gli interventi accessori: osteotomie di calcagni ovarizzanti, ovalgizzanti, osteotomie sovramalleolari in addizione e sottrazione, ricostruzioni legamentose anterolaterali, anteromediali, ricostruzioni della sindesmosi, l'artrodesi sia sotto astragalica che astragaloscafoidea e eventuali osteotomie da avampiedi da associare. Questo si può fare nello stesso intervento, spesso si preferisce dividere gli interventi in due step. E chiaramente questo presuppone che una persona che decide di fare una protesi di caviglia in esiti post-traumatico deve essere in grado di gestire quella che è la chirurgia dell'avampiede e del piede. E che protesi utilizziamo? Siamo arrivati alla quarta generazione. Ne ho segnato tre in particolari: la Vantage, la Total Ankle Replacement e l'Infinite in Bone. E sono tutte caratterizzate dal fatto che hanno dei togli ossei sull'astragalo non oltre i 4 mm,
dei tagli ossi-tibiali non oltre gli 8 mm e possono essere protesi a menisco mobile e a menisco fisso, perché questo dipende dalla caratteristica del caso. Possono essere cementato o non cementato e abbiamo, iniziamo ad avere dei nuovi materiali per la fissazione. Ultimamente sto utilizzando questa protesi. Perché? Perché mi sembra che abbia un'anatomia della stragola abbastanza simile al naturale e questo mi riduce l'impingement sul perone e mi riduce i rischi di overhang. Ha una fissazione con un vertical cage principale e con dei pegs periferici che mi migliorano la stabilità in rotazione, anche perché vorrei farli camminare subito questi pazienti. In più, sembra avere un tibial stress shielding ridotto che riduce il rischio di quello che noi stiamo vedendo con le protesi di vecchia generazione, delle cisti da riassorbimento, da stress shielding. E poi abbiamo detto abbiamo la protesi al rivestimento di superficie che però utilizza un accesso laterale e poi l'Infinity e l'Inbone che fanno parte della stessa ditta e che diciamo è la protesi che ci permette di fare le revisioni o di passare in casi difficili da una protesi primaria di caviglia a una protesi da revisione. Le vie d'accesso, sicuramente l'anteromediale standard tra tibiale anteriore e estensore lungo dell'alluce e se utilizziamo una protesi di rivestimento come ho fatto vedere prima, l'accesso laterale con osteotomia del perone, è necessario un'osteosintesi a fine intervento ed è molto utile quando ci sono deformità in valgo molto gravi e alterazioni peroneali, per cui agiamo direttamente da laterale. E standard nella via d'accesso anteriore utilizziamo una guida tibiale, come nella protesi di ginocchio, e la tecnica prevede di posizionare prossimalmente al livello della tuberosità tibiale. Personalmente, uscendo anche dalla protesi per il ginocchio, preferisco calcolarmi l'asse meccanico di tutto l'arto con una 30x90 e posizionare il punto preciso sull'asse meccanico. E sono guide di nuova generazione che, come vedete, ci permettono di scegliere in medio laterale il taglio e di scegliere lo slope in laterale. In più, questi piccoli peg che vedete ci fanno calcolare perfettamente quanti millimetri di osso andremo a tagliare. Poi esistono delle guide astragaliche che ci permettono di fare un taglio astragalico in asse, un po' come nella monocompartimentale rispetto alla tibia, e poi sicuramente dobbiamo saggiare il gap e la misura del piatto del plafond tibiale. Infine abbiamo uno strumento che ci permette di posizionare lungo il centro di rotazione della stragola la componente astragalica. E infine utilizzeremo dovremo fare i chamfer cut finali e i peg che vanno dentro la tibia. E questo è il risultato finale, per esempio, di una protesi di caviglia in esito, per esempio, questo post-traumatico. Andiamo a vedere qualche caso. Inizio da un caso che è il mio primo caso fatto tanti anni fa. Una donna di 53 anni, esito di frattura di tibiotarsica di 8 anni prima. E questo è il controllo a 3 anni. Era una protesi di terza generazione, si chiamava Ankle Evolutive System. Questo è il controllo a 7 anni, questo è il controllo a 12 anni e sulla laterale potete osservare un inizio di riassorbimento. Ma da un punto di vista clinico, questo è il video che mi ha mandato l'altro giorno la signora, e la signora insomma cammina bene, non ha dolore, insomma sono molto soddisfatto di questo caso. Un altro caso, un maschio di 44 anni, esito di frattura tibiotarsica di 22 anni prima. E questo è il controllo con la protesi che sto utilizzando ora, post-operatorio. Una donna di 49 anni, sempre esito di artrosi post-traumatica, con un tilt, vedete, dell'astragalo. E questa è la protesi definitiva, dove ho dovuto mettere anche uno spessore un po' più importante perché c'era anche un'instabilità legamentosa. E una donna di 56 anni, un altro caso, sempre con un difetto a livello di
di tilt dell'astragalo. In questo caso ho inserito una vite malleolare preventiva perché alcune volte lo facciamo perché abbiamo paura di provocare in alcuni casi fratture del malleolo peroneale. Il caso però che mi ha fatto cambiare un po' marcia è stato questo, cioè una paziente di 54 anni, artrosi post-traumatica, esito di frattura del pilone tibiale di 10 anni prima, trattata con un'osteosintesi con placca, poi rimossa dopo 4 anni. Ho voluto cercare di trovare un modo per accelerare il recupero e ridurre i rischi di quelle che sono le sofferenze cutanee, perché poi il problema di queste protesi di caviglia molte volte sono le sofferenze dei tessuti molli. Per cui ho applicato un fast track sulla protesi di caviglia per ridurre il dolore, ridurre l'infiammazione e il sanguinamento, ridurre il periodo di blocco articolare post-operatorio e ridurre in maniera significativa la sofferenza dei tessuti molli e ferita. In realtà non c'è al momento nessun lavoro in letteratura, quindi ho preso molto da quello che è il fast track nella protesi di ginocchio. Eseguo un'analgesia preoperatoria, intraoperatoria e postoperatoria, una terapia antinfiammatoria preoperatoria e postoperatoria col desametasone, un controllo del sanguinamento con il Tranex e questo è il caso. Paziente, come abbiamo detto, esito di frattura del pilone tibiale. Non mi sono preoccupato molto di questo difetto, di questa deformità, perché, come vi dicevo, utilizzo l'asse meccanico dell'arto e questa è la cicatrice pregressa. Ho iniziato ad usare anche queste medicazioni avanzate post-operatorie per ridurre la sofferenza dei tessuti molli e questo è la crioterapia, la mobilizzazione precoce a 3 ore, come vedete ancora c'è il drenaggio. Questo è un controllo a circa 18-20 ore con la mobilizzazione attiva e inizia la paziente a camminare, chiaramente sono i primi passi, ancora il tallone non lo poggia, però dopo un po' vedrete che piano piano inizia a poggiare il tallone. E questo è il controllo invece a 72 ore con la medicazione avanzata che, riducendo il sanguinamento, tenendo il drenaggio 18-20 ore, riusciamo a non far sanguinare la ferita e ridurre i problemi dei tessuti molli. Questo è il controllo RX a 5 mesi. Ho fatto alcuni casi dopo questo e ho utilizzato questa Asepsis Wound Score per vedere veramente se riuscivo ad avere una riduzione delle sofferenze. E da 0 a 12 viene considerata una guarigione soddisfacente. I casi chiaramente sono poco, sono 8, l'età media di 53 anni, un follow-up medio a 12 mesi, sono tutti pazienti post-traumatici, nessuna infezione, una sepsis wound score di 4,1 in media, con un recupero della mobilizzazione attiva a 3 giorni in media e un recupero della deambulazione con stampelle a 4 giorni in media. Vi ringrazio per l'ascolto. Grazie Luca, grazie, casi molto belli, insomma è sempre interessante ascoltare le tue presentazioni, insomma anche perché ci ricorda che insomma anche nella nostra regione si può e si fa un certo tipo di chirurgia che resta ovviamente insomma ad appannaggio di pochi perché è una chirurgia evidentemente dedicata. Procederei con i casi clinici a questo punto ed è mio piacere chiamare a presentare il suo caso, Daria Riccelli. Daria lavora da alcuni anni all'ospedale Pugliese di Catanzaro con il dottor Magri, è stata una nostra specializzanda, anche lei molto brava durante il corso di specializzazione, insomma, quindi mi fa piacere poter introdurre, diciamo, oggi questa sua presentazione. Prego, Daria. Grazie, vedete? Un secondo. Partita. Sì, lo vedo. Ora vedete? Vedete la presentazione? Sì, si vede, si vede. No. Non la vediamo, almeno io la vedo, però già vedo pagina 27. Ok, adesso la 1.
Ha chiuso la presentazione, però. Sì, la sto riavviando. Ok. Si vede? Sta caricando. Ok, si vede. Ok. Ringrazio il professore Galasso per l'introduzione, il dottore Perticone e il dottore Macri per l'invito. I casi clinici oggetto di questa presentazione riguardano 3 pazienti giunti alla nostra osservazione con fratture distali di tibia con complessità crescente per tipologia di fratture e trattamento chirurgico. Il primo caso riguarda una signora di 53 anni che per una banale caduta sul balcone della propria abitazione riporta questa frattura a lussazione di caviglia. Viene quindi stabilizzata con fissatore esterno a ponte triangolare e qualche giorno dopo viene eseguita una TAC propedeutica all'intervento chirurgico di osteosintesi definitiva. Viene quindi trattata dopo 2 settimane con riduzione osteosintesi con placche anatomiche per malleolo peroneale e anterolaterale di tibia e colmando il gap osseo con sostituto osseo sintetico. Questo è il controllo radiografico a 3 mesi con concessione del carico con tutore tipo Walker, ma la paziente deambula anche senza tutore in assenza di dolore. Il secondo caso invece riguarda un signore di 55 anni che in seguito ad incidente stradale riporta una frattura con esposizione indiretta del mesopiede e dell'avampiede associata a una frattura del pilone tibiale e ad emopneumotorace bilaterale con fratture costali multiple. Viene quindi stabilizzato dai chirurghi toracici ed eseguita un attacco del piede e della caviglia. Abbiamo quindi optato per ridurre in prima battuta le fratture lussazioni presenti a livello dell'articolazione di Wiesfrank e dell'ascio parte e le fratture delle teste metatarsali, stabilizzando in prima battuta la frattura del pilone tibiale con un fissatore esterno triangolare a ponte. È stata quindi eseguita una TAC per vedere la riduzione delle fratture del piede e per riinquadrare la frattura del pilone tibiale e dopo 20 giorni dal trauma abbiamo seguito una toilette chirurgica della sofferenza dorsale a livello del dorso del piede con la rimozione del fissatore esterno e la sintesi definitiva con placche e vite. Infine abbiamo applicato un sistema vacuum per coprire la sofferenza cutanea a livello dell'avampiede è immobilizzato il tutto in doccia di posizione a 90 gradi. Questa è la medicazione di ieri che mostra un buon tessuto di granulazione fortunatamente a livello del dorso del piede con una lieve sofferenza a livello della cicatrice chirurgica peroneale e speriamo non abbia altri esiti a livello delle cicatrici. Il terzo caso, quello più complesso, riguarda un signore di 59 anni che in seguito ad incidente stradale con la propria moto viene trasportato presso il presidio ospedaliero di pertinenza con questa frattura esposta della gamba destra. Non è stato possibile reperire le immagini radiografiche preoperatorie, ma grazie all'aiuto del collega e amico Antonio Corigliano siamo riusciti a classificare la frattura come una frattura comminuta dell'estremo distale di tibia con esposizione 3A con coinvolgimento del solo compartimento mediale in assenza di lesioni vascolonervose. È stato quindi praticato subito un damage control con fissatore esterno a ponte, in questo caso con configurazione modulare, con buon risultato clinico e radiografico. A distanza di 20 giorni però il paziente viene trasferito, nonostante i ripetuti debridement eseguiti dai colleghi di Lamezia Terme, presso la chirurgia plastica del nostro presidio ospedaliero. Viene quindi praticata una toilette chirurgica in urgenza dai chirurghi plastica e coperto il tutto con sistema vacuum. La domanda è perché sia potuto succedere tutto questo? La risposta forse risiede in fattori legati alla localizzazione della frattura, all'ospite e al tipo di esposizione. Sappiamo infatti che la tibia è più incline già di per sé ad essere è soggetta ad infezione con il rapporto 2-1 rispetto alle altre ossa lunghe la sua localizzazione sottocutanea. Per quanto riguarda il paziente, il fumo è il principale fattore di rischio. Abbiamo visto come il paziente sia un fumatore di 40 sigarette al giorno. Infine,
ma non ultimo, in caso di fratture esposte di tibia, anche con esposizione 3A non è con cute contaminata, non è indicato coprire e chiudere in prima battuta le brecce cutanee, ma bisogna lasciare decantare un attimo la cute per fare diversi debridement ed eventualmente chiudere in seconda battuta, così come indicato nell'algoritmo diagnostico qui riportato e nelle linee guida inglesi stilate insieme da chirurghi ortopedici e chirurghi plastici. Ritornando al nostro paziente, a gennaio del 2020, una volta detersa tutta e bonificata l'aria, è stato coperto con un sostituto dermico e rimosso il fissatore esterno precedentemente posizionato dopo 7 giorni. È stata quindi eseguita un esame TAC che mostra un'alterazione destruente a livello della tibia distale, per cui, essendo il focolaio di pseudartrosi molto distale, abbiamo optato per eseguire una camera di Masquelet, quindi resecando tutta la porzione ossea infetta e applicando uno spaziatore antibiotato e stabilizzato il tutto con fissatore esterno triangolare filo di Kirchner transcalcaneare. I chirurghi plastici hanno quindi eseguito un lembo di copertura e questa è la situazione dopo qualche giorno, dopo qualche settimana, che mostra un buon attecchimento del lembo di copertura con una sofferenza mediale che è stata trattata anche con luce pulsata. Ha eseguito poi il paziente diversi controlli clinici e radiografici e a settembre 2020, persistendo ancora un po' di sofferenza mediale, abbiamo deciso di sostituire lo spaziatore antibiotato con uno spaziatore più piccolo per vedere se, riducendo l'ingombro dello spaziatore, la cute si potesse chiudere anche medialmente. Ad ottobre ha seguito un controllo clinico e radiografico e sembrava che tutto andasse bene. Abbiamo quindi intravisto uno spiraglio di luce e programmato un intervento di artrodesi tibio-talo calcaneare con chiodo retrogrado rivestito con DAC, pensando di colmare il tuo osseo con un sostituto di osso di banca e osso autologo prelevato con tecnica RIA. Il paziente quindi il 2 novembre ha eseguito una preospedalizzazione con routine ematiche e indici infiammatori con questi risultati e sono stati eseguiti numero 3 tamponi, risultati il 5 novembre negativi. Noi però non abbiamo preceduto all'intervento chirurgico perché gli indici infiammatori e la sofferenza cutanea mediale non ci fanno stare tranquilli per un intervento chirurgico definitivo. La nostra domanda a questo punto è: voi cosa fareste? Procedereste all'intervento chirurgico di artrodesi così come programmato da noi? Sostituireste nuovamente lo spaziatore nella speranza che gli indici infiammatori si normalizzino e si chiuda la cute? Applichereste un fissatore esterno o fareste altro? La presentazione termina volutamente con queste domande, sperando di ricevere qualche input valido che ci aiuti a concludere il trattamento di questo paziente nel miglior modo possibile. Grazie. Ringrazio la dottoressa Riccelli, casi molto belli, l'ultimo è un caso limite, compreso in parte nella prima fase. Scusate, io volevo un attimino, vi rubo un secondo. Allora, se avere 4 tacche sul cellulare non significa avere una connessione buona, fate uno speed test perché il sistema funziona. Quindi se io, ognuno di noi ha una connessione scadente e non riesce ad entrare, non diamo colpa al sistema fin quando ieri, ad esempio, era tutto online. Questo per dire, la connessione deve essere comunque buona, il cellulare non ha una connessione uguale al wifi. Quindi prima magari fate uno speed test, controllate la connessione, il cellulare non è come il computer, quindi è molto meno stabile e c'è il discorso anche della RAM. Quindi la misura in cui, se fosse un problema di sistema, questo lo spiego, saremmo tutti fuori. Quindi se qualcuno singolo cade, non cade, fa prima uno speed test, poi se ci sono problemi ci può chiamare. Tutto qui. Bene. E proseguiamo con i nostri casi clinici. Ho il piacere di introdurre la relazione del dottor Castioni, brillante collega che mi auguro rimanga in Calabria a lavorare. Prego, dottor Castioni. Si vede la presentazione? Mi sentite?
Sì, si vede e si sente. Benissimo, allora buongiorno a tutti. Grazie dottor Perticone per l'introduzione. Volevo ringraziare e salutare i presidenti, i responsabili scientifici di questo congresso e ringraziare i moderatori, quindi anche il professor Galasso. Permettetemi di ringraziare anche il dottor Iannò e il professor Gasparini per questa opportunità. Presento il caso di un paziente di 57 anni affetto da diabete mellito di tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali e fumatore. In realtà aveva smesso pochi mesi prima di un trauma di fumare. E quale trauma questo? Quello che vede, quello che potete immaginare vedendo questo escavatore perforatore. Insomma, cade la parte distale di questo perforatore escavatore e il paziente nel maggio del 2019 subisce una frattura esposta del terzo distale di gamba e viene trattato presso un altro nosocomio con un trattamento, insomma, di un fissatore esterno a ponte, un fissatore a delta e dei fili di Kirchner a stabilizzare quello che è il malleolo tibiale e la frattura della fibula. Queste sono in realtà le radiografie a 6 mesi e perché questa è la nostra visita, a 6 mesi questa è la visita clinica, il paziente viene per un secondo parere, qua siamo nel novembre del 2019, il fissatore esterno è ancora in sede, in realtà potete vedere come ci siano segni di sofferenza cutanea ancora non del tutto risolta, la fortuna è che non c'erano fistole o comunque segni clinici né laboratoristici in termini di VES e PCR di infezione o comunque di flogosi in atto. La TAC richiesta ci mostrava inoltre un'estensione longitudinale articolare della rima di frattura tibiale e anche un canale endomidollare che era obliterato in assenza di un valido callo osseo formato. Ma aspettiamo di intervenire perché, come ho detto, la cute non era ancora guarita, aspettiamo quindi la guarigione della cute e arriviamo a febbraio dove rimuoviamo il fissatore esterno per poi procedere ad un intervento che purtroppo viene procrastinato anche per decisione del paziente arrivando il lockdown COVID. Allora io ne approfitto per classificare questa pseudoartrosi, l'abbiamo classificata secondo Weber e Check come atrofica e secondo Catagni come una pseudoartrosi asettica con perdita di sostanza ossea, in questo caso B1, perché la lunghezza era stata preservata dall'intervento comunque con il fissatore. E quando parliamo di perdita di sostanza ossea, ci sono diverse tecniche sulla scorta di quello che è la misura in centimetri di questa perdita ossea. Nel nostro caso il difetto era compreso tra i 2 e i 6 centimetri e le tecniche indicate in letteratura sono quelle di trapianto osseo e fissazione o di trasporto osseo. Abbiamo escluso il trapianto osseo con la fissazione e per le caratteristiche della cute e quelle condizioni precarie ormai da mesi e mesi e anche per il fatto che ci fosse sia un canale endomidollare obliterato e quello della, diciamo anche più importante, dell'estensione longitudinale della frattura. E siamo quindi passati alla scelta di utilizzare un fissatore esterno con il trasporto osseo. Non mi soffermo sulla tecnica già elencata nei casi precedenti e ricordo però solo che ci sono numerose possibilità di, per insomma, adottare questa metodologia e questa tecnica e una delle quali è molto interessante che è quella dei segnanelli o delle fisce a livello del calcagno o del retropiede per evitare quello che può essere l'equinismo dovuto a una tensione, a una maggiore forza dei muscoli della loggia posteriore rispetto a quelli della loggia anteriore. Questi sono due casi tipici, diciamo, di Ilizarov con quella tecnica che ho detto di fissazione, insomma, delle fisce del retropiede o del semianello. Abbiamo optato per un altro trattamento, cioè per, utilizzando sempre questo principio, ma un fissatore esterno ibrido esapodalico. Esapodalico perché utilizza 3 coppie di distrattori compressori che agiscono contemporaneamente sui 3 piani. E il vantaggio di questo fissatore è che permette di correggere delle deformità triplanari utilizzando sia fili di Kirchner che Fish e che si programma e gestisce peculiarmente nel pre e nel post operatorio con un software dedicato. Prima dell'intervento chirurgico abbiamo preferito creare al letto del paziente un costrutto per arrivare meglio preparati al tavolo operatorio, accorciare quindi i tempi chirurgici e decidere le strategie per l'incisione cutanea e l'inserimento dei fili e delle fish, che ovviamente seguono delle regole ben precise
su cui non mi soffermo, ma ho piacere di farvi vedere l'immagine intraoperatoria di quello che è stato il nostro caso, quindi a termine di intervento si presentava in questa maniera e vediamo nell'immediato post-operatorio le radiografie di controllo che ci fanno vedere come la zona di pseudoartrosi distale abbia subito una recentazione del tessuto vascolare fino a giungere a un tessuto vitale e allo stesso tempo la parte prossimale, in una zona prossimale abbiamo praticato una corticotomia con uno scalpello dove i monconi, vedete, sono ancora a contatto. In realtà la tecnica prevede la distrazione inizi dal decimo giorno per permettere la formazione iniziale di un rigenerato. Questo invece è la particolarità di questo sistema, cioè un software dedicato, programmato tramite dei reperi che viene poi consegnato al paziente, che deve seguirlo strettamente, più strettamente possibile, nei giorni e nelle ore indicate, collaborando insomma col chirurgo a domicilio per raggiungere la correzione prefissata. E come fa? Deve intervenire sui distrattori, sui compressori, ciascuno individuato da un codice colore. Al controllo di luglio, ad un mese, si iniziano a vedere i segni della distrazione prossimale e del sito donatore, diciamo, e della progressione verso il sito di ancoraggio, però siamo a un mese, è ancora presto. Questo è il controllo a due mesi e le immagini mostrano un aumento della distrazione, non si vede ancora un grande rigenerato se non piccole tracce. E notiamo come l'asse sia mantenuto in una corretta posizione grazie a questo sistema esapodalico che appunto ne garantisce la tridimensionalità, la triplanarità. E se vedete nella radiografia centrale, invece possiamo notare quello che è un repere calibro che serve al software per riprogrammare, e mano a mano che rivediamo il paziente anche radiograficamente, lo schema terapeutico domiciliare. Questo perché ci potrebbero essere dei ritardi o dei cambiamenti rispetto a quello che è prefissato da un software informatico per cause intrinseche, estrinseche, non da ultime problematiche, ripeto, il paziente era 57enne, diabetico e un fumatore che aveva smesso da pochi mesi prima il trauma e quindi da meno di un anno rispetto, da un anno circa rispetto al trattamento. Inoltre, lo stesso paziente potrebbe, insomma, commettere anche delle piccole imprecisioni a domicilio. Quindi questo software è molto importante per ricalcolare e anche in previsione di quello che sarà una cruentazione con apertura dei canali del sito di ancoraggio prevista e che poi è stata eseguita nei 2 mesi e mezzo dopo l'intervento, perché ormai erano arrivati a contatto i monconi del sito di ancoraggio per permettere una più corretta rigenerazione. A fine settembre, quindi a 3 mesi di follow-up, vedete a livello prossimale come il rigenerato si stia dimostrando soddisfacente e il 21 ottobre, quindi a 4 mesi poco più, vedete che il rigenerato è ancora migliorato, manca ancora però quella che è la corticalizzazione di questo rigenerato prossimale. Arriviamo quindi a 5 mesi dall'intervento con le immagini cliniche di pochi giorni fa, di mercoledì 11 novembre, quindi 3 giorni fa, dove rivediamo il paziente. A livello clinico vedete che comunque la cute e la gamba stanno discretamente bene e questo è il risultato radiografico. A 5 mesi dall'intervento sempre manca la corticalizzazione, sta cominciando in realtà la corticalizzazione a livello medio posteriore e allora vi mostro quello che è il video del paziente e sta finalmente cominciando a camminare con un solo bastone dopo circa 18 mesi dal trauma iniziale, quindi è tantissimo che il paziente non riusciva a fare questo gesto. Non siamo di certo a conclusione. Rivedremo il paziente come normalmente a controlli periodici, sia clinici sia radiografici, e prevedibilmente con i primi mesi del nuovo anno si procederà al controllo e alla rimozione del fissatore esterno. In conclusione, quindi, possiamo dire che il caso è stato peculiare ed impegnativo sia per il paziente che per i chirurghi. Il quadro iniziale di perdita di sostanza ossea aggravato anche dall'incrementata recentazione del tessuto vascolare per giungere al tessuto vascolarizzato vitale e una possibile deformità triplanare in itinere ci ha fatto scegliere quello che è questo sistema di fissatore esterno esapodalico. Ci sta dando soddisfazione questa scelta, è un sistema che si è dimostrato affidabile, versatile,
Di certo l'impegno deve essere tanto, quindi anche un messaggio da far passare nell'utilizzo di questi mezzi è quello di condividere la scelta col paziente e con i familiari, perché la collaborazione dell'assistito è fondamentale e anche la sua pazienza. E quindi vi ringrazio per l'attenzione. Si è sentito, ma ha simulato tanto, mi si è beccato per simulare da tanto, non c'era un momento di quanto la sto funzionando, ma no. Non vedo il dottor Galasso. Va bene, e allora andiamo avanti, presentiamo, ecco Olimpio. Sì, sì. Olimpio, vuoi presentare tu la relazione? Sì, scusate, mi pensavo che fossi collegato e quindi ho parlato, ma insomma, credo che sia utile passare all'ultima, alla presentazione dell'ultimo caso clinico che ci verrà illustrato dal dottor Furci e rapidamente quindi darei a lui la parola. Grazie, buongiorno. Si sente? Sì, sì, si sente. Sì, soprattutto. Pronto? Si sente, non vediamo la presentazione ancora. Non si vede? No, la presentazione no, vediamo il collegamento, sentiamo la voce, ma non vediamo la presentazione. Un attimo. Il collegamento. Chiederei ad Angelo di darci una mano per verificare. Allora, ce l'ha aperta la presentazione nel computer? Mandati sulla... L'ha aperta? La presentazione è aperta nel PC? Sì. Ok, allora clicchi sul più a sinistra. Il più, la quarta opzione, condividi l'intera schermata. Un attimo che non mi sto raccapezzando. Sì. Ora apri la presentazione. Adesso torni alla pagina del webinar. Ok, adesso condividi finestra dell'applicazione, che è la seconda. Selezioni la presentazione e clicchi su condividi. No. Tutta. La presentazione non deve essere ridotta di icona, mi raccomando. Vai qui. Ok. Ora condividi. No, ma ti devo uscire, ecco, vai. Ok? Clicca qui. Deve cliccare sulla presentazione e poi tu condividi. Okay, sta caricando adesso. Ci siamo? Sì, adesso sì. Siamo in diretta. Sì, la vediamo. Prospettive nella gestione chirurgica delle fratture di stadi di tibia. Allora io intanto ringrazio il dottore Perticone e il dottore Napi per l'invito. E il dottore Legana che come sempre mi ha ceduto l'onere e l'onore della presentazione. È un breve caso clinico di un paziente che abbiamo trattato presso la nostra unità operativa e che inizierò ad esporre. Allora, è un timing di trattamento di una frattura complessa del pilone tibiale. Il paziente è un paziente di 48 anni, uomo, fumatore accanito, obeso, diabetico, con una importante cardiopatia ipertensiva, che si presenta alla nostra osservazione in seguito ad un incidente automobilistico, con conseguente trauma da schiacciamento della gamba sinistra e frattura pluriframmentaria del pilone tibiale, classificata secondo la classificazione O come 43C3. E il terzo distale con concomitante frattura del terzo distale del perone.
le condizioni locali dei tessuti molli non erano ottimali e abbiamo classificato come un grado 2 Tischer. Questo è il quadro radiografico che si è presentato alla nostra osservazione con le radiografie effettuate di pronto soccorso. Purtroppo non siamo riusciti ad avere delle foto, a fare delle foto nell'immediato della concomitante situazione clinica per valutare la situazione dei tessuti molli. Questa è l'immagine TAC che abbiamo fatto subito dopo le radiografie, prima di portarlo sul tavolo operatorio per avere un quadro più completo. E il timing di trattamento che ci siamo proposti di effettuare prendeva conto delle condizioni chiaramente dei tessuti molli, secondo quelle che sono ormai le linee guida, la qualità dell'osso e il pattern di frattura. Il paziente è stato portato in sala operatoria, abbiamo deciso mi spiace che non abbiamo le foto del quadro clinico locale dei tessuti molli, perché forse sarebbe stato anche quello molto, molto d'aiuto per inquadrare la frattura e la tipologia di trattamento. Quindi abbiamo comunque deciso di effettuare un damage control immediato in sala operatoria, posizionando un pistacolo esterno in urgenza e con un montaggio triangolare e con un fish sulla base del primo palazzo. Questa è la foto dell'immediato post-operatorio e si intravede un pochino la situazione dei tessuti molli. Non si riesce a, non ci si rende conto da questa immagine dell'obesità del paziente, perché era un paziente tanto obeso, e il fatto che sia anche un gran fumatore. Questo incideva chiaramente sulla vascolarizzazione e quindi sulle condizioni dei tessuti molli. Questo è il controllo TAC 3D che abbiamo fatto subito dopo il posizionamento del fissatore esterno. E le strategie terapeutiche quindi che abbiamo deciso di adottare, le strategie terapeutiche in questa tipologia di frattura possono prevedere il fissatore esterno associato a una sintesi minima che può prevedere delle viti o dei fili di Kirchner o eventualmente entrambi, o una ORIF con un approccio anteromediale, un ORIF con un approccio anterolaterale e un ORIF con un approccio combinato. Quindi dopo il damage control il paziente torna in sala operatoria e noi decidiamo chiaramente per l'ORIF con approccio combinato, quindi un accesso mediale con sintesi con placche e viti sulla porzione mediale della linea, associato ad un accesso anterolaterale con una placca dedicata al terzo distale di tibia e ovviamente una sintesi del perone. In questo caso abbiamo preferito utilizzare una placca da ricostruzione. Questo è il controllo radiografico a 6 mesi dopo la rimozione dei mezzi di sintesi. Radiograficamente non è, diciamo, effettivamente una bella radiografia, però sinceramente il risultato clinico non ci ha per niente lasciato insoddisfatti, anzi. Questa è l'immagine che abbiamo fatto in ambulatorio del paziente. Si vede che tutto sommato anche la guarigione dei tessuti molli è stata ottimale, le cicatrici non hanno lasciato esiti invalidanti, è chiaro, sono evidenti, si notano, però il paziente devo dire che non si lamenta più di tanto ed è rimasto abbastanza soddisfatto. Il controllo clinico a 6 mesi per vedere anche la valutazione dell'appoggio sull'arto interessato, sia della flessione plantare, anche questo soddisfacente, quindi con il paziente che non lamentava particolari fastidi. Questo è sempre il controllo clinico con la valutazione della dorsiflessione e questo è il video che fa vedere la deambulazione del paziente. Vediamo se riusciamo a farlo partire, eccolo. Quindi
paziente deambula senza particolari dolori, deambula riuscendo a muovere tranquillamente il dorso del piede senza bastoni, quindi sinceramente il paziente è soddisfatto, noi più del paziente, vi saluto e ringraziamo tutti per l'attenzione. Bene, grazie dottor Furci. Credo che abbiamo ancora alcuni minuti per avviare la discussione, insomma. Sono tutti casi molto interessanti, insomma, e darei la parola però al dottor Perticone, a Livio, perché possa iniziare, diciamo, la... Bene, sì, vediamo se ci sono domande, osservazioni sulle varie relazioni e sui casi clinici, magari ci soffermiamo sulle relazioni più importanti, tipo quella della artrosi con il dato clinico associato, anche quella sulle protesi di caviglia. Cosa dice la platea? Bene, insomma, io una domanda un po' provocatoria ce l'avrei per voi, insomma, per tutti i relatori, ma anche per coloro che sono collegati. È interessante la relazione che ci ha mostrato Luca, insomma, con l'applicazione delle protesi di caviglia, insomma, negli esiti dei traumi del pilone tibiale, del terzo estrale della tibia, della caviglia. Però io vi chiedo, quanti di questi interventi si potrebbero evitare se in prima battuta fosse stato effettuato un trattamento chirurgico appropriato? Intendo con questo che noi dobbiamo stare attenti a tanti aspetti, diciamo, di queste fratture: la posizione della sindesmosi, l'allineamento dell'astragalo a livello del mortaio tibio peroneale, il terzo malleolo va ridotto bene, insomma, non ci possiamo accontentare di riduzioni approssimative. Perché sono troppo spesso, insomma, nei nostri ambulatori vediamo i casi di questi pazienti con trattamenti chirurgici un po' approssimativi, che insomma nell'epoca in cui viviamo secondo me non sono più accettabili. Dobbiamo cercare di raggiungere una buona riduzione e una buona sintesi, insomma, del focolaio di frattura in prima battuta quando questo è possibile. Insomma, questa vite lasciata lì nel malleolo, una placca spesso corta, insomma, sul perone. Insomma, non lo so, vorrei sapere il vostro punto di vista. Io penso una cosa: la letteratura dice che nonostante tu fai una sintesi perfetta, in questo tipo di fratture c'è un 10% che a 5 anni vanno incontro ad un'artrosi che può essere moderata e piano piano a 10 anni può diventare severa. Per cui quello che stai dicendo tu è perfetto, cioè noi dobbiamo essere possibilmente vicino alla perfezione, perché è un'articolazione dove arriva il 12 volte il peso del nostro corporeo, e quindi anche il piccolo errore, la piccola cosa ci porterà a un'artrosi precoce, importante in breve tempo. E spesso, molte volte, anche l'instabilità. Se ritorniamo un po' alla mia presentazione, le instabilità legamentose sono il 20% delle artrosi di secondo e terzo grado di quella classificazione. Per cui molte volte l'instabilità viene lasciata un po', ci si accontenta molto dell'anatomia ossea, mentre l'instabilità è qualcosa che va corretta quasi sempre, non solo con la vite della sindesmosi, ma alcune volte è necessario, chiaramente non in casi terribili. E avete visto, c'erano le fratture malleolari, il 45% va incontro ad artrosi, fanno da padrone, quindi questo mi fa pensare quello che stai dicendo tu, che dobbiamo stare molto attenti a correggere bene la lunghezza del perone, la rotazione. Personalmente, io, sapete, non lavoro in ospedale, però qualche volta mi capita di fare queste fratture e cerco di stare molto attento alla correzione della lunghezza e della rotazione del perone, perché questo implica poi tutte situazioni biomeccaniche che ci possono portare a una progressione dell'artrosi. Quindi grazie, mi trovo da... Grazie. Volevo sentire il punto di vista del dottore Magri. Io mi sentite? Sì. Sì. Io paradossalmente interessantissima questa discussione, noto
noto molto spesso che i pazienti con una artrosi della tibio tarsica severa, che veramente da indirizzo poi di trattamento chirurgico verso artrodesi o protesi. A proposito, poi scusa Luca, una domanda che ti volevo chiedere, perché forse ho avuto un problema nel collegamento per la selezione dei pazienti. Vorrei sentire, diciamo, qual è la selezione dei pazienti per la protesi, cioè verso artrodesi o verso protesi. Scusa, stavo dicendo che molto spesso noi ci concentriamo molto, cioè siamo molto concentrati nel trattamento delle fratture del pilone tibiale, cerchiamo di ottenere il massimo dei risultati, diciamo, per quanto riguarda la ricostruzione della superficie cartilaginea, mentre penso che uno dei problemi che sottolineava prima Olimpio è quando ci troviamo paradossalmente a trattare una frattura bi o trimalleolare, dove diamo per scontato che la guarigione della frattura, tu basta che fai una buona sintesi, finisce tutto, però si sta rivalutando il fatto, ecco, del trattamento del malleolo posteriore, che per fino a qualche tempo fa noi trattavamo dicendo ma tanto un terzo va bene, incassiamo e otteniamo lo stesso un buon risultato, oppure quello appunto dell'instabilità legamentosa, cioè quindi paradossalmente sono più le fratture che a noi sembrano banali, quelle della bitrimalleolare, che molto spesso dice sì, questa la possono gestire e trattare i colleghi giovani perché tanto non c'è nessun problema, e invece vediamo paradossalmente quasi migliori risultati nelle fratture, diciamo, molto gravi del pilone tibiale, quelle che vengono classificate come fratture del pilone tibiale. Non so se è la vostra stessa, diciamo, sensazione, quella appunto di quella, cioè, che trovo io, perché ripeto, a volte mi delude a distanza vedere dopo qualche anno delle fratture che sembrerebbero banali, ma banali non sono, e poi insomma, rivalutandole a distanza vedi che c'era la pinza più larga, oppure non c'è una perfetta riduzione del perone con dei difetti della rotazione o di allungamento o altro. Non so qual è la vostra, diciamo, sensazione in merito a questo, insomma. Sì, mi associo a quello che ha detto il dottor Macri. Oggi particolare attenzione si deve dare al terzo malleolo e soprattutto alla porzione iuxtaperoneale, perché molto spesso non riducendo bene quella porzione la sindesmosi ne risente. Questo probabilmente può innescare poi quel processo di artrosi della tibiotarsica. Per cui oggi, insomma, è bene anche trattare il terzo malleolo anche impiantando delle piccole placche, addirittura qualcuno impianta delle placchettine da polso per la riduzione delle fratture volari di polso, proprio per controllare bene tutto il margine posteriore dell'epifisi distale tibiale. Io vorrei porre una domanda sempre al dottor Vena, se ha praticamente esperienza nell'impianto di protesi di caviglia nei soggetti anziani e quali sono eventualmente le indicazioni, perché magari il soggetto anziano può, diciamo, avvalersi, nel soggetto anziano possiamo avvalerci meglio probabilmente di un'artrodesi, non lo so, la sua esperienza. Allora, la mia esperienza, devo dirti la verità, finora è con pazienti che non hanno superato i 60 anni d'età, anche perché avete visto, non è che abbiamo numeri incredibili di protesi di caviglia, quelli nuovi erano quasi tutti post-traumatici, poi ci sono altre che sono fondamentalmente artriti reumatoidi, per cui l'anziano, la letteratura ti dice che uno, devi controllare bene che osteoporosi ha, perché chiaramente fare un impianto di protesi su un osso astragalico osteoporotico, su un plafond tibiale che devi andare oltre gli 8 mm, quindi in una zona spongiosa non tanto buona, quello potrebbe essere una controindicazione. E poi anche il discorso vascolare, no? Ci sono anziani che mi arrivano con artrosi importanti in famiglia, che però hanno una situazione per problemi secondari di diabete, di neuropatia, microvascolari diabetici o problemi arteriosi che
controindicano a questa cosa. Concettualmente si può fare, cioè nella letteratura è descritto casi di persone di 70 anni, 72, che sono andati incontro a protesi di caviglia. Chiaramente in quei casi che ti sto dicendo vale la pena pensare a un artrodesi e possibilmente in un anziano che ha problemi cutanei o vascolari, un artrodesi meno invasiva possibile, che dovrebbe, a quel punto uno pensa per esempio pure a un chiodo. Nei giovani a cui sei costretto a fare l'artrodesi con deformità importanti, qualcuno addirittura indica di correggere la deformità e poi fare un'artrodesi meno invasiva artroscopica. Personalmente l'artroscopica l'ho fatto solo nei casi in cui erano comunque senza grosse deformità. Ma l'anziano, volevo rispondere ad Enzo del discorso, in realtà io l'ho spiegato, cioè nel senso l'artrodesi non è una cosa di cui noi dobbiamo pensare che non dobbiamo utilizzarla. Ci sono le deformità gravi, gli esiti post-traumatici con infezione, gli esiti post-traumatici con lesioni nervose, dove l'artrodesi è indicata sicuramente. È chiaro che quando mi arriva il giovane, chiaramente tutti ora mi chiedono la protesi di caviglia, perché la loro idea muovo la caviglia, però io gli racconto sempre, la prima cosa che dico allo studio, dico Van Basten gli hanno fatto un'artrodesi 15 anni fa e gioca a calcetto con gli amici, cioè l'artrodesi funziona, va bene, però è chiaro che si va avanti, no? Il grosso problema della protesi di caviglia è le deformità. Se non correggi bene le deformità, anzi questi nuovi strumentari mi permettono di correggere un 4-5 gradi di varo di valvo, però non oltre, per cui o interventi accessori prima, che però insomma molte volte non sono facili, oppure è consigliabile un'artrodesi. Poi questo dipende un po' dalle nostre capacità, dall'umiltà di capire dove uno può andare. Io alcune volte mi fermo, ultimamente un caso che ho visto giorno ho preferito mandarlo a un collega che ne fa 80 all'anno e quindi forse soddisferà di più le esigenze, magari un intervento ad aiutare per cercare di crescere, però l'artrodesi è importante, non è una cosa da escludere o da pensare che è un intervento vecchio. Grazie Luca. Grazie. Io vedo collegato anche Antonio Toro. Antonio, ci senti? Sì. Sì, io volevo chiedere al collega. Pronto? Antonio? Pronto? Sì. Ti sentiamo. Ti sentiamo. Volevo chiedere al collega Luca a che età lui la mette come spartiacqua tra l'artrodesi e la protesi e se anche l'attività del paziente ha il suo peso. Okay. Io personalmente guardo l'età del paziente, la letteratura mi dice che lo posso fare tra 30 e 70 anni, però lei ha detto una cosa molto giusta, cioè che attività fa questo paziente? È un quarantenne che fa un lavoro pesante? Io gli consiglio l'artrodesi. Mi è capitato un boscaiolo di 43 anni, voleva fare a forza la protesi di caviglia, ho messo 6 mesi a convincerlo per l'artrodesi. E ho fatto poi un'artrodesi artroscopica, che poi è quella che ho presentato nella presentazione, e il boscaiolo è contento, ha ripreso a lavorare, lavora benissimo, per cui sicuramente l'attività lavorativa e l'età, diciamo sotto 50 anni, pende per l'artrodesi. Ok. Siamo d'accordo. Porre una domanda al dottore Vena, se possibile. Prego. Trovo la presentazione interessantissima. In letteratura è presente, diciamo, laddove le indicazioni sono sovrapponibili tra le artrodesi e le artroprotesi. Uno dei principali svantaggi della protesica è il rischio di fratture, diciamo, intraoperatorie. Volevo capire qual è la tua esperienza e qualcosa ci hai fatto già vedere con quella sintesi preventiva del malleolo mediale e in letteratura cosa hai trovato, diciamo,
durante la stesura della presentazione. Allora, la letteratura ti dice che puoi arrivare anche a un 7% di fratture malleolari intraoperatorie. E lì il gioco sta nel studiare prima, anche eventualmente anche con delle TAC, bene il caso, e rendersi conto della qualità dei malleoli e a quel punto mettere delle viti preventive. Cosa che ho fatto per esempio in quel caso, ma mi è capitato qualche volta di farlo anche sul perone, perché oppure te ne rendi conto intraoperatoriamente. Poi il problema delle post-traumatiche è che c'è un'alterazione anche dell'anatomia del plafond tibiale. In un caso sono stato costretto a mettere un plafond tibiale protesico destro in una sinistra. Veramente l'avevo già un po' capito perché avevo fatto l'attacco, avevo visto che c'era qualcosa che non mi tornava. Quindi sicuramente un plafond preoperatorio a non provocare fratture. Una protesi che ti riduce gli impingement, il rischio di overuse, e chiaramente anche perché non siamo a livello delle ginocchio, non ho 12 componenti, anche se piano piano stiamo migliorando. E poi i viti preventive, dove ti rendi conto che quell'osso non ti piace, metti delle viti preventive che potresti pure togliere l'intervento. Qualcuno li mette preventive e poi le toglie. Io personalmente quando l'ho messe non me la sono sentita poi di togliere. Grazie. Grazie Luca. Io darei dignità, diciamo, anche alle presentazioni successive, quelle dei casi clinici. La presentazione di Luca è molto interessante, è un argomento ovviamente che sollecita l'attenzione di tutti noi. E chiederei nel frattempo a chi non deve intervenire di chiudere i microfoni per evitare, insomma, che il suono possa ritornare, l'audio possa ritornare, rendendo difficile ovviamente a tutti di seguire la discussione. Daria, ti volevo chiedere una cosa, insomma, un caso complesso quello che hai mostrato tu, molto molto interessante, insomma, da apprezzare anche il tentativo che avete fatto in ultima battuta di provare a conservare la lunghezza della tibia applicando la tecnica di Masquelet, ma io ti volevo chiedere, ma sarebbe un abominio provare a fare una nuova artrodesi in accorciamento? Cioè potremmo anche decidere di far portare uno scarpone a sto paziente, insomma, purché guarisca, insomma, quella lesione. Noi stiamo tentando di mantenere la lunghezza in modo che il paziente non abbia una zoppia, quindi di fare in modo di sostituire quel gap osseo mancante con l'artrodesi e mantenendo la lunghezza con sostituto osseo. Però, in questo chiederà l'applicazione di innesti, di altro tessuto in una zona, insomma, infetta. Insomma, lo so. Forse in qualche caso, ma è un... una domanda provocatoria la mia, ovviamente, per accendere un po' la discussione. Noi per questo l'abbiamo presentato, proprio perché in teoria si potrebbe anche fare quello che lei ha detto, però noi stiamo tentando di salvare il salvabile. Qualora non fosse possibile, ci adegueremo anche all'accorciamento. Scusami Olimpio, non è escluso comunque che siamo costretti a prendere la decisione di fare addirittura o una artrodesi in accorciamento oppure la tecnica con l'ascensore, come ha fatto vedere Davide con diciamo l'impianto di un esepodalico. Era un estremo tentativo proprio perché i chirurghi plastici erano entusiastici, abbiamo risolto il problema della cute, cioè ci hanno un pochino coinvolto in questo senso, perché all'inizio veramente era drammatico, cioè la situazione cutanea era veramente drammatica, però ancora, cioè siccome ancora noi abbiamo, diciamo, il timore che quella è una zona di infezione, infatti quella, diciamo, quella deiscenza della ferita, anche se negativa al prelievo dei tamponi, la presenza ancora di un'alterazione dei parametri, cioè della VES, della PCR, non ci fanno stare tranquilli, per questo abbiamo aspettato. Noi era un nostro sogno, diciamo, quello realizzare quello che dicevo ieri a Livio, cioè la camera di Masquelet, poi usare il RIA, un trapianto, magari il chiodo, magari pure una placca per stabilizzare, forse è troppo eccessivo veramente, però credo che dobbiamo un pochino ridimensionare i nostri, diciamo, chiamiamoli sogni, e tornare forse con un po' con i piedi sulla terra.
credo che sarà, diciamo, è un ottimo consiglio. Approfitto, continuo, poi volevo chiedere un pochino a, sia a Maschio che a Michele Mercurio, se ci possono chiarire, ecco, quello che dice la letteratura a proposito del trattamento del perone, della sintesi del perone, perché ho sentito, insomma, un pochino di cose contrastanti. Cioè Michele addirittura diceva ieri che se non si sintetizza il perone, forse ci sono maggiori risultati dal punto di vista della guarigione, mentre Riccardo lo vedevo molto più convinto, dice no, il perone va assolutamente stabilizzato, sintetizzato. Come dice lui, aveva preparato tutto. Alternative, insomma. La quarantena, però, se non l'ha scritto. Mi ascoltate? Sì. Mi sentite? Sì. Allora, in letteratura relativamente alle fratture di pilone tibiale direi che si è abbastanza concordi, soprattutto in relazione alla comminuzione del perone, di sintetizzarlo. Anche la nostra esperienza sul campo ci dice che la sintesi del perone agevola la successiva sintesi della tibia. È logico che se si tratta di una frattura tronca, metafisaria, trattata con un chiodo, magari con una frattura di perone anche questa semplice, magari la mancanza di una sintesi rigida al perone, se il trattamento della frattura della tibia è fatta con chiodo, può essere la guarigione della frattura, come in passato abbiamo visto e come delle volte è richiesto l'ostotomia del perone in questo tipo di fratture. Ma nelle fratture di cui ho parlato io, cioè le fratture trattate con placca a scivolamento con tecnica MIPO, io direi che la sintesi del perone è da fare come primo step. Sì, concordo. Tutt'al più si può optare per un timing differente tra sintesi di perone e tibia, cioè talvolta conviene iniziare dalla tibia per una migliore, ottenere una migliore riduzione quando ci sono quelle fratture meta-epifisarie particolarmente comminute, probabilmente conviene iniziare dalla tibia, sintetizzare la tibia e poi successivamente il perone. Sì, concordo con quanto ho detto, è essenzialmente questo quello che viene riportato in letteratura. Fino a un decennio fa la sintesi del perone era sostanzialmente inderogabile, nell'ultimo decennio si è rivisto in parte questo concetto, quindi perone con una frattura relativamente semplice chiaramente ci dà dei vantaggi enormi, ripristina la lunghezza, l'allineamento, una riduzione indiretta anche della tibia, quindi si fa. Preliminarmente, laddove è comminuta, come diceva il dottore Perticone, prima la tibia e poi eventualmente si va sul perone. Quello che diceva l'autore francese, che diciamo che ho citato ieri, era in realtà, diciamo, un estremo, quindi una frattura semplice del perone con una sintesi, eventualmente con un chiodo endomidollare a livello della tibia, laddove non si possa, insomma, eseguire una frattura del perone o non si voglia, chiaramente ci devono essere le indicazioni per non sintetizzarla. E quindi, come diceva il dottore Maschio, questi sono alcuni casi, ed è quello che riportava l'autore francese, però sono dei casi limite, insomma, anche noi come esperienza quotidiana, il dottore Magri lo potrà confermare, insomma, si tende sostanzialmente a sintetizzarla. Posso? Posso? Mi sentite? Sì, sì, Fulvio, ti sentiamo. Io volevo, giusto per rimanere in argomento per quello che diceva Livio, noi nel caso che abbiamo presentato siamo partiti proprio dalla tibia, proprio perché era una frattura comminuta, quindi abbiamo deciso di fare prima la tibia, perché chiaramente era la frattura anche più difficile, e si dice che si parte dalla frattura più difficile, però quando siamo arrivati poi sul perone abbiamo avuto grosse difficoltà, abbiamo dovuto resecare una parte di perone, perché altrimenti non riuscivamo completamente a ridurre, perché chiaramente ormai la tibia sintetizzata, tutti i movimenti che provavamo a fare con le pinze della riduzione non ci consentivano di allineare il perone. Quindi questo è giusto per... Poi chiaramente spesso ci si adatta anche alla situazione che ci si trova davanti agli occhi e sotto le mani. Ti consiglio di mettere un filo a quel punto, metti un filo provvisorio.
potrebbe essere pure un'idea che tu puoi modificare a tuo piacimento quando, cioè prima di fare la sintesi definitiva. Ma noi eravamo convinti di seguendo proprio gli schemi classici di riuscire poi a, l'avevamo sottovalutato probabilmente, perché alla fine poi magari sarà anche che era alla fine dell'intervento di stanco perché avevi perso tempo a fare la tibia, eravamo convinti di riuscire a sintetizzarlo, a fare proprio giusto dei classici movimenti con le pinze da riduzione e che si sarebbe incastrato, invece abbiamo avuto difficoltà serie, ripeto, abbiamo avuto che secarlo e poi per riuscire ad allinearlo, perché altrimenti non c'era verso. Senti, scusa, una domanda per il tuo caso, molto bello quello aver utilizzato la doppia placca. Innanzitutto la placca l'avete messa, diciamo, con una tecnica di mini accesso, quella mediale intendo. Quella mediale sì. Però poi non ho capito perché avete tolto le placche dopo 6 mesi. Abbiamo tolto le placche dopo 6 mesi perché il paziente iniziava ad avere problemi e si stava esponendo la placca mediale. Quindi a quel punto abbiamo deciso di togliere i mezzi di sintesi per evitare che potesse avere problemi ulteriori. Altrimenti le avremmo sicuramente lasciate. Invece un'altra ultima domanda, poi non parlo più, a Davide Castioni. Voi pensate, cioè per bellissimo quel caso dell'esa podalico, pensate di fare un ulteriore trattamento chirurgico quando diciamo il frammento raggiunge, diciamo, chiude completamente il focolaio di pseudartrosi, cioè per fare una revisione, una cruentazione, oppure lo lasciate, diciamo, cercate di farlo guarire per compressione? Non è escluso, ne stiamo discutendo sulle varie opzioni anche in base alla risposta che ha il paziente. Insomma, ricordo appunto un diabetico in età di 57 anni, non è escluso che possiamo fare una nuova recentazione, cruentazione, insomma, con apertura del canale in quella zona e monitorare magari anche intraoperatoriamente la tenuta di quello che potrebbe essere la corticalizzazione del rigenerato prossimale, diciamo. Quindi è in itinere anche la discussione della gestione in base a quello che sarà la risposta clinica e radiografica del paziente che vedremo. Scusami Davide, ti interrompo solo per ricordare, diciamo, che noi in realtà questo passaggio l'abbiamo già fatto ad agosto, cioè sì. Ad agosto, quando è arrivato in contatto i due capi di pseudartrosi, non abbiamo aggiunti a contatto, abbiamo fatto un intervento di cruentazione del focolaio, quindi questo è stato fatto. Ciò nonostante, come vedi, ad oggi da novembre non c'è ancora un callo importante, ma questo può rientrare nell'ordine delle cose. Non è detto, appunto, come diceva Davide, che più avanti non si debba ritornare per la seconda volta sul focolaio per cruentare ulteriormente, però al momento, diciamo, non siamo scoraggiati, stiamo seguendo semplicemente il procedere della guarigione. Sì, esatto, pensavo fosse la seconda cruentazione, ecco, sì, la prima, come ha detto il professore, è già stata fatta. Livio, che dici? Questi sono quello di Davide, il vostro, insomma, è un caso veramente bello, un caso limite. Anche io nella mia esperienza all'ospedale di Crotone ho avuto un caso simile, una frattura di femore di un paziente che era stato colpito da ferita d'arma da fuoco, una frattura di femore distale. Poi abbiamo dovuto fare un ascensore con un fissatore esterno, però non circolare, ma un monoassiale. Insomma, il risultato poi alla fine è stato buono. Il tutto è durato circa un anno, 14 mesi, però il paziente è assolutamente soddisfatto e contento. Si è creato un buon rigenerato, c'era un gap di 5 centimetri di femore. L'abbiamo colmato con l'ascensore, però abbiamo praticamente effettuato una compressione del focolaio in iperacuto, cioè abbiamo prima compattato il focolaio e poi fatto la distrazione sulla zona di osteotomia prossimale. Non so se mi spiego, insomma.
Se siete d'accordo, mi farebbe piacere sentire il punto di vista su questo argomento di Antonio Toro, il dottore Toro. L'altro giorno noi ci siamo sentiti telefonicamente e abbiamo brevemente appunto ragionato di questa tecnica del trasporto osseo. Lui mi diceva di avere una discreta esperienza, diciamo, al riguardo. Antonio, Olimpio, non riesco a collegarmi col... Mi sentite? No, ti sentiamo, Sì. Allora, io, come ti dissi, Olimpio, c'ho una decina di casi e uno spazio, perché il problema di quanto arriva, quando si uniscono, il problema della non unione è un problema serio nel trasporto. Molte tecniche si sono messe in atto, ma nessuna è stata codificata. Io ho una decina di casi, anche passando attraverso il rigenerato, con un chiodo, specialmente quando la tecnica è quella sopra rotulia, che consente di passare, cioè la via d'accesso alla sopra rotulia con il chiodo, e di passare attraverso il rigenerato. Con un poco di fastidio sicuramente. L'unica cosa da stare attenti a non comprimere il rigenerato, perché così facendo, magari se abbiamo fatto un allungamento per esempio di 10 centimetri, ci troviamo dopo di 4 centimetri. Però scendendo con la guida e poi facendo l'alesaggio nella zona di non union e mettendo il chiodo, questo mi ha portato a guarigione, sempre quando in effetti non vi è più infezioni. Certo. C'ho una decina di casi, te lo dissi, Olimpio. Sì, è molto interessante, Antonio. Parlando con tutti i colleghi che si interessano... Prego. No, no, sì, Antonio, ti ascoltiamo. Stavi dicendo lì? No, no, che quello che ci hai detto, cioè, è molto interessante. E dobbiamo tenerlo presente quando ovviamente intraprendiamo... Perché noi abbiamo la doppia cosa, rigeneriamo il passaggio. Esatto. Perché noi abbiamo la doppia funzione, quella di rigenerare la zona di non union con l'alesaggio e poi tenere una sintesi stabile, perché noi mettiamo un chiodo con... che ci stabilizza il focolaio in non unione. Grazie Antonio. Livio, che dici? Non so se... Sì, io penso che... Perché è un problema grosso, insomma. Io penso che, diciamo, la discussione Vedevo la collega che era... Prego. Pronto? Sì, Antonio, dici, vedevi la collega? No, stavo dicendo che vedevo la collega che era stata a Cortina d'Ampezzo che faceva, annuiva con la testa, dicendo che il problema è grosso nel momento in cui ci troviamo nel trasporto che non fa caso. Perché spesso per il trasporto abbiamo dei mesi e si crea una patina, non solo, e i due margini dei bonconi diventano marmori, cioè biologicamente non ci sta più la possibilità di rigenerare. Forse volevo intervenire la collega che stava a Cortina. Sentiamo la tua voce. Carmen, non ti sentiamo, non riusciamo a sentirti. Carmen, purtroppo non riusciamo a sentirti. Sarebbe interessante ascoltare il tuo punto di vista su questo argomento. Provo a vedere se per caso ha delle cuffie, magari aprimi il microfono. Se ha delle cuffie a collegarle. Bisogna fare l'ospedale. Va bene, io direi Livio. E Antonio Toro, concludete, insomma, chiudiamo, diciamo, la sessione. Credo che siamo andati un po' lunghi. Vabbè, è giusto che chiude, è più giusto
È più giusto che chiude Livio e Enzo Magri, perché veramente complimenti a loro due, complimenti, lo ripeto ancora una volta, a tutti i relatori e ai casi clinici interessantissimi, e ancora di più questa discussione finale, che spesso magari uno non si vede di un caso magari nei corridoi di un congresso dove magari sono lui e lei a discutere, facendo insomma solo i due soggetti che si pongono il problema, e magari non una platea più o meno fondo. Allora, beh, penso che sia giusto, Olimpio, se sei d'accordo, far chiudere a loro. Sì, assolutamente. Enzo, vai. Allora, innanzitutto, vabbè, tutti i meriti naturalmente a Livio Persicone, che ha avuto il tempo e la... di occuparsi di questa riunione, che è veramente, veramente bella, mi è piaciuta, anche diciamo dove si è prodotto diciamo una buona qualità diciamo scientifica, diciamo che permettetemelo di dire, in questo momento non è sicura, è sicuramente di livello superiore a quello che sta esprimendo la sanità calabrese, diciamo che ha dato diciamo forse in questi giorni il peggio di sé, non certo per un problema diciamo pure dal punto di vista sanitario, ma sicuramente dal punto di vista organizzativo, per cui ringrazio tutti quanti, dato diciamo il loro fondamentale contributo, anche dimostrando che diciamo se siamo gli ultimi dal punto di vista organizzativo, non siamo sicuramente gli ultimi dal punto di vista della diciamo della gestione del trattamento di patologie così gravi e importanti in traumatologia. Bene, mi associo anch'io a quello che ha detto il dottor Macri, sempre utili questi incontri in un momento diciamo così difficile che vede la Regione Calabria anche protagonista della cronaca nera dal punto di vista della sanità. Saluto tutti, ringrazio tutti i relatori e tutti i presenti. Grazie davvero. Grazie.